Allora, il personaggio ricercato era niente po' di meno che Livingstone, e Stanley lo trovò che stava lì in una cabilia lì di negri ai confini appunto con Dello Zambesi. e la famosa frase Livingstone, I suppose. Eh sì, sei tu, Sì, sicuramente ride. Non è che ce ne potevano essere molti dei bianchi. questo era il classico stile Anglosassone, anglosassone, fine. meraviglioso, molto bello. Vabbè, allora io avevo un libro che sono andato a cercare e non ho ovviamente trovato, intitolato I miei amici negri e le loro storie, però voglio ritornare al discorso che avevo fatto in precedenza perché è molto importante. Ed è questo. Questo è un testo di 345 pagine. Non è stato scritto da un pazzo, è stato scritto da una persona di cui adesso vi dico esattamente qual è la biografia. Professore straordinario di storia italiana all'Università di Torino. Preside del Regio Liceo di Piacenza. Deputato al Parlamento italiano, cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro, socio attivo della. È un ordine cavalleresco Esattamente. organizzato dai Savoia, ricordiamolo Sì, sempre. legato all'ambiente militare. Noi, ad esempio, nell'accademia in cui io. Tu bazzichi. No, anch'io bazzicavo, anzi, di cui io ero amministratore, e non dico di più. C'era anche la rappresentanza dell'ente dei Santi Maurizio e Lazzaro. Cavalieri dei Santi, socio attivo dell'Ateneo di Brescia, letterato di buona fama, specialmente il suo libro delle origini italiche, sollevò aspre polemiche con lo storico Aurelio Bianchi, Giovani, e con il famoso gesuita, vedi caso, Carla Maria Curci, mentre altri non meno insigni personaggi lodarono altamente quest'opera del Mazzoldi. Comunque, tanto gli avversari che i favorevoli convennero in questo, che essa dimostrava nel suo autore erudizione, cultura di lingua e di stile e patria carità. Anche nelle preziose cartelle del Valentini, bibliotecario della Querignana di Brescia, si parla molto bene del Mazzoldi, pure assai stimato ed apprezzato da Giuseppe Guerzoni, che ne fa l'apologia nel suo Lucrezia di Angelo Mazzoldi, difesa dalle improntitudini della Sferza, Brescia, tipografia Romiglia, 1858. Buon patriota, prese le armi contro gli austriaci nella guerra, niente un po' di meno, del 1848, in cui lo vediamo anche segretario del comitato di guerra, e certamente questo è dovuto al fatto che poi lui faceva parte dell'ente vabbè, lo diremo. Dei Santi Maurizio e Lazzaro. Dopo le 5 giornate di Milano, egli fu a capo delle opere di difesa di Montichiari contro gli austriaci in ritirata. Nel 1859, subito dopo la liberazione, fu nominato regio commissario per l'amministrazione del comune in attesa delle elezioni. Chi lo conobbe personalmente così lo descrive: maschia figura, viso largo con due rosse fedine che coprivano le guance, naso aquilino, capigliatura ondulata e folta, occhi espressivi, bocca regolare. Nei commentari dell'Ateneo di Brescia, 1808-1917, troviamo le seguenti sue opere e discorsi: sul volgar parlare, grammatico d'Italia, Brescia, le sue memorie,
delle origini italiche, risposta alle eserzioni di Bianche Giovani sulle origini italiche, inaugurazione del Regio Liceo di Piacenza del 1861. Forte braccio. Inaugurazione del Regio Liceo di Piacenza, prolegomeni alla storia d'Italia, Lucrezi, Tre Innocenti di Montichiaro, eccetera. Sto dicendo, e lo so molto bene, il personaggio è notevole, sto dicendo quanto siano importanti queste cose. Non le dico soprattutto per dire che ha ragione lui, dico che oggi bisogna rivedere alla luce di tutte le nostre conoscenze antiche concezioni che penalizzano l'Italia. Non è vero, è esattamente il contrario. E invece lo pseudonimo di Ghino di Tacco, di chi era? Lo pseudonimo di Nico Ghino di Tacco era cosa? Craxi. Bravo. E chi era Ghino di Tacco? Perché si rifaceva a lui? Ghino di Tacco, fra Craxi, in una delle sue invenzioni più simpatiche, si era riferito a un personaggio, fallo vedere, Ghino di Tacco, a un personaggio molto importante che la storiografia ci ha passato come brigante e come il passatore cortese. Sì. In realtà era un libertario, sì, uno che si opponeva alla lotta in atto in quello stesso momento, in quel periodo attorno al 1350 descritto dal Petrarca. Lui era di Radicofani. Perché Radicofani? Perché lì c'erano i calanchi, non so, c'era l'obbligo del passo. Esattamente, il passo di Radicofani è sempre stato un passo molto importante. Eh beh, la via francigena era lì, passava lì. Attraverso il passo di Radicofani passò anche di nascosto Garibaldi, quella che fu chiamata la trafila romagnola. Pochi sanno che Garibaldi, lasciata la Repubblica Romana nel 1849, nel luglio del 1849, non volendosi arrendere, con circa 3.000 che l'hanno, esattamente, erano rimasti, sì, si è ritirato andando verso Ravenna. Perché lui contava di andare a Livorno. No, lui contava di andare a Livorno, ma no, a Venezia, che ancora ci difendeva. Ah, già, è giusto. Alla Repubblica Veneziana Venezia, è ancora. Giusto, sì. Beh, avevo detto Ravenna per andare poi a Venezia. Essendo riuscito a eludere la battaglia di Campaldino, ancora non c'è, no, di Campaldino, sì, di oddio, come cavolo, di che? Non lo so, no, la battaglia quella definitiva del 1847, qual è? 48, no, 48, no, qui siamo nel 49. 49, scusa, no, 48, 49. E la battaglia del 49 è quella di, non c'è niente importante, che persero contro gli austriaci. La battaglia del 49 non c'è stata. Come no? Ma no, nel 49 c'è stata la difesa della Repubblica Romana contro i francesi. No, io parlo di Venezia. A Venezia era assediata dagli austriaci. Certo. Garibaldi tentò. C'è stata una battaglia importante, no, a Campo, non Campaldino. No, non, c'è stata nel 49. Mannaggia, me lo trovo. Vabbè, vai avanti. Allora, Garibaldi, riuscendo a eludere con una grande capacità tattica i tanti eserciti che lo cercavano, riuscì a raggiungere San Marino. Qui lasciò liberi i suoi seguaci e con un gruppo ristretto di persone intime tentò, partendo da Cesenatico, di raggiungere Venezia, allora assediata. Disgraziatamente, all'altezza di Ravenna, all'altezza di quello che oggi si chiama Porto Garibaldi, fu intercettato dalle navi
austriache e fu costretto ad approdare a Ravenna. Qui morì la moglie Anita e lui da solo, assieme a un altro che lo aiutava, che era il famoso colonnello Leggero, e grazie a quella che viene chiamata la trafila romagnola, perché ci fu un gruppo di persone che lo aiutarono, riuscì a passare i vari scavalchi appenninici raggiungendo Livorno e lì prendendo una nave e rifugiandosi al sito di Venezia. Quello è il Guglielmo, Pepe, il caro Pepe. Assolutamente Pepe. No, Guglielmo, assolutamente no. Guglielmo Pepe all'origine, che è stato veramente all'origine del Risorgimento italiano, mollò molto prima e ritornò a Napoli. Lo so, ma non è, ma non è, capito? Non era questo, non ce l'ha fatta, non era l'epoca. Quando Garibaldi tentò di raggiungere Venezia, e Venezia ormai era allo stremo, la famosa sul ponte sventola bandiera bianca è di quel momento lì. Sapendo i veneziani che Garibaldi non era riuscito a raggiungere Venezia, mollarono, capito? E siamo nell'agosto del 49, capito? È diverso. E lì c'è appunto la vicenda della trafila romagnola. Un fantasioso scrittore romagnolo si immaginò che il famoso passator cortese, che non aveva molto a che vedere con Ghino di Tacco, che era veramente un grassatore, anche se simpatico, e che il famoso passator cortese avesse aiutato Garibaldi, che non è vero, però devo dire a questo punto di vista che ci fu poi un romanzo scritto da mio zio Max David e dedicato al passator cortese, che poi è diventato poi è lo stesso. Cosa? Guglielmo Pepe è lo stesso. Come Guglielmo? Sì, è lo stesso personaggio che tu dicevi. No, Guglielmo Pepe, certo è Guglielmo Pepe, il famoso generale napoletano. Esatto, napoletano, che poi ha fatto la difesa di Venezia nel 49. Sì, però ha mollato alla fine. Ha mollato dopo che è caduta. Allora vedi. E poi è andato reduce, è esiliato a Torino. Vabbè. Appunto perché faceva parte di quella. Sì, vabbè, è uno di quelli che ha mollato. Ho detto appunto che Guglielmo Pepe, contrariamente a quello che pensano i sudisti, si deve l'origine del Risorgimento. Certo. Per cui i sudisti, che sono ancora a rompere i coglioni, dovrebbero sapere. E Venezia è stata soggiogata, messa sotto i piedi austriaci da. Vediamo se lo da Radeschi. Chiaro, eccolo qua. La marcia Johann Joseph Franz Karl Radeschi, conte di Radeschi. Vabbè, lo sappiamo perfettamente. La marcia di Radeschi. Bella, molto bella. È tutto lì, il fatto che si continua a mistificare. Non è vero che il Risorgimento è nato nell'Italia del Nord. Il Risorgimento è nato al sud, e specificatamente a Napoli e in Sicilia. Loro erano 400-500 anni che erano sotto il dominio spagnolo. Non solo, ma in Sicilia. Angioino, Normanno, arabo, e che cazzo ne so, di più di tutto. In Sicilia ci fu la ribellione dei due famosi tenenti, uno era Morelli e un altro tenente, che poi furono sacrificati, che poi furono uccisi. Ma quelli che diedero origine. Ma le rivolte contadine in Sicilia è in continuazione. È naturale. Ma in Sicilia soprattutto, ma l'ho sostenuto anche qualche giorno fa contro i soliti borbonici, Garibaldi è sceso al sud coi mille, sia pure con intenzioni che conosciamo, sappiamo. Ma chiamato dai rivoluzionari siciliani, di cui Risalino Pilo, sì. Che morì durante la battaglia di Calatafimi, capito? Quindi tutto completamente diverso. L'unica, oltre a quella del Volturno, sì, 35 morti.
Calatafimi 35 morti. Sì. No, quella del Volturno è stata dura. È vera, quella è stata sì, lì ci sono stati morti. E ci ha vinto Garibaldi, sì. E non l'esercito piemontese. Sì, esatto. E bisogna ricordarsi queste cose. Vabbè, la chiudiamo. Cari amici, mi pare che abbiamo detto quello che dovevamo dire. Sì. Ogni tanto delle cazzate le spariamo. No, vero, no, dicessero... ma chi è che non spara cazzate quando racconta di avvenimenti così vari, così ampi, così... anche particolari, dettagliati, è chiaro che qualche volta qualche toppata la prende. Leggetevi questo numero in Panorama, il salto del grillo. Anche perché occorre dire che noi non ci prepariamo un cazzo, non è che ci studiamo prima la lezione e poi ve la insegniamo. Noi partiamo con le nostre idee che ci abbiamo accumulate nel corso dei decenni. Naturale. Quindi non è una... è di conoscenze specifiche, certo. Che comunque abbiamo, certo. Contrariamente ai grilleschi. Più lui che a me, bisogna essere onesti, anche onesti con se stessi soprattutto. Aspetta, io sono bravo, ma lui è 10 volte aspetti un momento, bravo. Vado a cercare un libro. Se aspetta che lo spengo e ripartiamo. Vai. Oh. Allora, cari amici... qui non stiamo a raccontare cazzate. Questo è un libro, eccolo qui, intitolato di 415 pagine. Fatto a mano. Questo è fatto a mano. Vedi? Vabbè. Confezionato a mano. Del Ministero della Guerra. Di epoca fascista. Anno? Comando del Corpo di Stato Maggiore, ufficio storico, Garibaldi condottiere. Aspetta un attimo, fammi vedere. Un attimo. Voglio vedere quando è stato pubblicato. C'è scritto. Certo. Oh, non rovinare tutti qui. No. Anno decimo. 38. No, 32. 32. Qui c'è l'analisi della grande abilità militare di Garibaldi. Hai capito? Qui sono 500 pagine. Non era un personaggio così. E qui c'è descritto. Io ho segnato. E quello riguarda soprattutto la difesa della Repubblica Romana. E qui abbiamo assolutamente la componente, vedete, anche delle colonne, la colonna francese, tutto il resto. C'è sta tutto documentato perché è dell'ente pubblico. Ah, no, facciamo vedere. Questa è la mappa... dell'armata dei Vosgi, è quello che voglio dire. Dei Vosgi. Cioè, piano, oh, okay. Non rompere i fogli. Scusa. Ok. Ottobre 1870, febbraio 71, devi lasciarlo questo. Questa perché è, loro non lo vedono. Questa è la battaglia dei Vosgi, sì, esatto. Era generale comandante. Digione, eccolo qui, certo. Sì, sì. Allora io questo vorrei far vedere perché è molto importante. Durante la guerra della Comune. Dopo c'è stato. Dopo la Comune, sì, la guerra franco-prussiana. Vi voglio far vedere perché pochissimi sanno, quando si parla di Garibaldi si pensa sempre alla spedizione dei Mille. All'avventuriero. Sì, alla spedizione di Mentana, come abbiamo fatto nei video che abbiamo fatto a Mentana, e alla difesa della Repubblica Romana e a tutto quello che è accaduto in Sud America. Ma Garibaldi ha difeso anche la Repubblica Francese, perché quando era caduto l'imperatore Napoleone III, Garibaldi ha difeso la Repubblica, perché era nata subito la Repubblica, prima ancora della nascita della Comune di Parigi, non a caso, quindi la Comune di Parigi poi... è in debito con Garibaldi, e lei non a caso l'ha nominato rappresentante e membro del governo. Membro del governo della Comune. Che lui però non poté partecipare... E non ha fatto in tempo. No, non poté partecipare perché
e le Parigi era assediato, certo. Era, e poi era, è durata poco. Sì, vabbè, ma Parigi era assediato dai prussiani, quindi che doveva fare? Ah. Però attenzione a quello che vi dico, perché è piuttosto interessante. Il felice successo dei combattimenti di Digione si può considerare l'ultimo atto di guerra compiuto dall'armata dei Vosgi. Garibaldi non si ritenne in condizione di aderire alle sollecitazioni di Freycinet di agire in campo aperto con diversioni a tergo dell'armata di Monteifel. Lui sapeva far bene la guerra di movimento, e quindi giustamente faceva quella. Già frapposto, e infatti ha sempre vinto. Certo, tra Digione e il Bourbaki minacciava a breve scadenza l'avviluppamento dell'armata dell'Est. Egli si limitò a qualche dimostrazione verso Dol, ma che naturalmente non poteva avere alcun riflesso sulle operazioni in corso. Del resto era troppo tardi per salvare quella disgraziata armata, la quale, come è noto, fu costretta a varcare la frontiera e a deporre le armi alle autorità militari elvetiche. Però hanno deposto le armi agli svizzeri, non ai prussiani. Il Manteuffel, sicuro del pieno successo, alla fine di gennaio decise di dare un colpo decisivo all'armata dei Vosgi e occupare Digione, e vi destinava, famosa per la senape, e vi destinava le brigate Kettler, Willisen, Knosebeck e Degenfeld, mentre quella del generale von Wehrn doveva tagliare da sud le comunicazioni ferroviarie tra la piazza e Lione. Garibaldi, di fronte all'avvicinarsi delle colonne prussiane, siamo nel 1871. Oh, Garibaldi ha combattuto, che aveva 80 anni. No, è morto nel 82, mi pare. Garibaldi è morto nel 1882. 5-6 anni dopo Mazzini. Sì. Mazzini è morto nel 72. No, 82 mi sa che è morto lui, eh. 80 mi sa, 80. Vabbè, comunque 82, vabbè. Ma Garibaldi comandava le truppe e le comandava seduto su una carrozza. No, non ce la faceva più sta a cavallo. Seduto su una carrozza, se vede le ferite che sarebbe caura. Se vede una fotografia dove non c'è lui seduto, del cavallo bianco. No. Lui si vede lui seduto su una carrozza con un garibaldino che sta ai cavalli. Lo stesso tipo di carrozza che vedete qui a Roma, che sono le stesse carrozze. La botticella. Esattamente. Guardate qui il personaggio, non è uno scherzo. Allora, ve lo voglio leggere per dire come stanno le cose, quanto siano cazzari e quanto siano stronzi quello che ce l'hanno con Garibaldi. Garibaldi, di fronte all'avvicinarsi delle colonne prussiane e prima che inesorabilmente si stringesse il cerco di ferro che stava per chiuderlo nella piazza, con rapida e logica decisione ne ordinava l'evacuazione. Nella notte sul 2 febbraio fu sgombrato il materiale per ferrovia. Le truppe protette dalla quarta brigata per via ordinaria ed in perfetto ordine si diressero per la valle dell'Usche ad Autun. Alle 8 del 2 febbraio l'avanguardia di Kettler entrava in Digione, sgombera. Un tentativo di inseguimento non ebbe alcun risultato. L'armata era già lontana e si dislocava tra Chalon e Sagny, i mobili più indietro verso Mâcon. Le ostilità intanto cessarono nell'est della Francia. Garibaldi eletto deputato di Parigi l'8 febbraio, partì per Bordeaux lasciando il comando a Menotti, il primo figlio di Menotti, sì. Il 10 marzo l'armata fu sciolta. Garibaldi ebbe dall'Assemblea Nazionale quell'accoglienza ostile che è a tutti nota. Il soldato glorioso, ma questo dobbiamo leggere noi. L'eroe dei due mondi. Fa troppa invidia, fa ombra. Certamente. L'eroe dei due mondi, che generosamente e senza obbligo alcuno aveva offerto la sua spada alla Francia, nel momento forse più triste della sua storia,
meritava almeno il rispetto, se non la riconoscenza, per i preziosi servigi che, pur senza esagerarli con spirito di parte, non potevano essere né dimenticati né misconosciuti. Questi sono i francesi, ricordatevi gli italiani. Giuseppe Macron non ha inventato niente. Giuseppe Garibaldi, nell'insuperata grandezza della sua nobilissima... Ci hanno sempre snobbato i francesi. Sì. Ogni tanto sì. Gliel'abbiamo dato, tipo sì. la sfida di Barletta. Ogni volta gliel'abbiamo date. Sempre. Dagli italiani l'hanno sempre presa. Giuseppe Garibaldi, nell'insuperata grandezza della sua nobilissima anima, senza rancore e fiero dell'opera compiuta... Cesare è stato il primo. Sì. Deponeva il mandato e ritornava a Caprera, accompagnato dall'eco di quella grande verità che con la serenità di un nume, Victor Hugo, aveva proclamato nel seno di quell'assemblea tumultuante partigiana e dimentica. Sentite, cazzo ha detto Victor Hugo. Garibaldi è il solo generale che non sia mai stato vinto. È vero. Come Giulio Cesare. Questo infatti qui c'è, ci sono tutte le cartine delle battaglie compiute da Garibaldi, dal Risorgimento. E ricordiamoci che Garibaldi ha sempre vinto anche alla difesa della Repubblica Romana, perché la Repubblica Romana alla fine si è arresa, ma Garibaldi non si era arreso, tant'è vero che quando la Repubblica Romana si è arresa, Garibaldi ha preso coi suoi seguaci e se n'è andato, capito? E questo è, ecco, il famoso maggiore Leggero, quello che accompagnò Garibaldi per tutta la trafila romagnola, che si chiamava Giovan Battista Culiolo. Eccolo qua. E questo è il mausoleo di Teodorico, che giustamente Ravenna rivendica, perché da Ravenna è partita diciamo Teodorico, il grande re d'Italia, il primo re d'Italia. Oddio, un po' abusivo, nel senso che non era proprio tutto re d'Italia, il suo territorio, cioè, comunque sono in buona parte. Quando è nato il Regno d'Italia, lui è stato il primo re d'Italia. Giustamente. La corona ferrea però l'hanno inventata un po' dopo. No, la corona ferrea è qualcosa che ha a che fare con i Longobardi, certo. Ed è legata a Milano, non a Ravenna, ricordiamocelo certo, sempre. Certo. Eccolo qua, allora... Chiunque abbia qualcosa da dire su Garibaldi, prima si legge questo, poi si rende conto di questo personaggio che non ha mai perso una battaglia. Oh, ricordiamocelo sempre e come vogliamo, capito? Obbedisco. Stava vincendo, stava travolgendo sì. Gli austriaci, gli ha detto fermete, sto vincendo, vado avanti. Io scendevo giù con le truppe. Cazzo. Leggiamo questa frase, oh, questo è un ente pubblico, questo non è stato scritto da uno scrittore qualsiasi, è l'ente pubblico. L'impresa dei mille apparve quasi miracolosa, tanto i risultati furono grandiosi e inattesi. Esaminando i fatti con serenità, sulla scorta dei documenti e alla luce del ragionamento, possiamo ora dire che l'esito fortunato dell'impresa si dovette alle seguenti cause. Noi stiamo dicendo queste cose perché è bene chiarire la nostra posizione nei confronti di teste, un'infinità di teste di cazzo che a tutt'oggi si inventano le peggio cose per non riconoscere l'importanza fondamentale dell'unione del patriottismo italiano. Certo. Uno, la decadenza delle istituzioni politiche e militari borboniche
con la dedizione pia di Francesco II. La mancanza di una mente illuminata e di un braccio vigoroso, adatti a fronteggiare gli avvenimenti, bastava un filangieri al posto di un lanza. L'incapacità sorprendente dello Stato Maggiore borbonico, con le iniziative umane del generale Letizia e del ma soprattutto colonnello del malcontento popolare che c'era e delle carestie periodiche certo. Eccolo, c'è scritto. Terzo, la rivolta dei siciliani e l'appoggio costante, disinteressato ed entusiastico che diedero a Garibaldi. E ricordiamoci che Garibaldi, quando... Poi Rosolino Pilo l'ha seguito per molto. No, Rosolino Pilo è morto durante la battaglia di Calatafimi. Ah, è vero, è morto lì, è vero. Allora... ricordiamoci Garibaldi quando è partito ed è stato fermato all'Aspromonte, era partito dalla Sicilia e non è un caso, e ancora oggi rompono i coglioni sul fatto che della Sicilia quella, che è controllata eccetera eccetera dalla massoneria è controllata certo, però lo spirito unitario c'è. È sostanzialmente c'è. È nato in Sicilia certo. Dalle quindi, rivoluzioni quindi i cari amici mafioamericani che volevano farla separatista esattamente facevano qualcosa di contro natura esattamente, bravissimo. Il separatismo siciliano è mafioso, non è siciliano. I siciliani sono all'origine del processo unitario nazionale, anche attraverso la dominazione dei D'Anjou, certo, certo. Che hanno, sono partiti dalla Sicilia, anche loro è naturale, capito? Quindi, 4. La spedizione di Garibaldi, 5. L'opera Roberto il Guiscardo, no? L'opera illuminata della diplomazia piemontese, ossia del Cavour e di Vittorio Emanuele, con gli aiuti più o meno palesi che da fuori vennero alla spedizione, ovviamente. Pasquale Villari a buon diritto scrisse: quando i mille salparono da Quarto c'era un regno dell'Italia settentrionale e centrale. Quando insieme coi picciotti entrarono in Palermo l'unità fu fatta. E Villari è stato un grande storico meridionale. Il capolavoro di Garibaldi, l'impresa dei mille, fu infatti l'avvenimento decisivo per l'unità nazionale. Questo è l'ente pubblico che l'ha scritto, non è invenzione, non è un di parte. È chiaro. E qui c'è stato tutto, perché c'è tutto. Mi sembra che dovevamo dire. C'è un'altra frase che vi voglio leggere, che è qui perché l'ho scritta. Questa riguarda la campagna del 1859, la campagna vergognosa in cui gli italiani... Quello se sono venduti in Nizza tutto, la Savoia. L'origine è stessa della dinastia. E nel 66, è lo stesso. Il sagace tenente colonnello Medici, meravigliosamente coadiuvato dal prode Nino Bixio, si mostrò abilissimo in quella guerra di montagna combattuta fra le nevi e i ghiacci in Valfurva di Monte Wright, della Vedretta di Monte Cristallo, sul Cristallo, sì, sì. E dello Stelvio, dove a 2000 metri di altezza. Dove io andavo a sciare. A 2000 metri di altezza. Tanto che il nemico giudicò... E lì la neve c'era in quel periodo lì. Come c'era anche, come c'era anche quando stavo a sciare io. Tanto che il nemico giudicò che egli possedesse 3.500-4.000 uomini. E di quei giorni la lettera che lo stesso Bixio scriveva alla alla consorte, dicendole che temeva che ai cacciatori delle Alpi spettasse una guerra ingloriosa e misera tra le montagne nevose dello Stelvio e del Tonale, e accennando che se vera operazione creduta importante da farsi da un battaglione veniva affidata a lui, soggiungeva: e Garibaldi fa molte cose con un battaglione, era un battaglione, tre compagnie. Quanto è? Quanti sono? 1000.
tre compagnie, 1005. Sono 150, 450. E allora ho detto bene, 500. 500 euro. Meglio non si saprebbe esprimere la singolarità, la singolare genialità del condottiero. Il 7 luglio la divisione Cialdini fu richiamata all'armata e la difesa delle vallate alpine venne affidata a solo Garibaldi, ma ormai la guerra si avvicinava inopinatamente alla fine. E con questo ritengo che sia opportuno. Ricordatevi che ci sono tutti i testi. Garibaldi è stato un grandissimo stratega e un grandissimo uomo, condottiero. Con tutti i difetti che tutti gli uomini hanno. Che devono avere. E devono avere. Esattamente. Sempre. Sempre. So long. Sempre. Cari amici vicini e lontani, buonasera. Oh, non fare la voce così martoriata. No, vabbè, ma... Da Marte. Al ricordo di un grande presentatore della Fiorentino. Televisione. Prima della radio. Prima della radio e poi della televisione. È stato uno dei primissimi presentatori della che televisione. Che faceva sempre cantare quel cantante fiorentino... Che cantava svegliatevi bambine è primavera svegliatevi bambine no vabbè lì la è primavera festa dell'amor e ce ne ricordiamo alle cascine questa è un'altra cosa ancora sì vabbè ma comunque primavera la melodia era primavera vabbè, svegliatevi svegliatevi bambine alle cascine vabbè chi se ne frega andiamo avanti si chiamava con la N Luca Carboni c'erano tanti di questi qui ma poi quello famosissimo tra l'altro che assomigliava a un grande attore francese oltretutto. Vabbè, allora abbiamo ricordato queste cose per la banalissima ragione, lo dobbiamo dire, che noi abbiamo una certa età, ma ci vantiamo... Tu c'hai una certa età. No, vabbè, tu no, tu sei giovane. Tu sei nato vabbè, anch'io ieri. Anch'io c'ho una certa età, però sempre 11-12 anni meno di te. Vabbè, che cazzo vuoi? Cosa vuoi che contino gli altri? No, allora, finché cosa... c'è la salute... Certo. E in parte scarpe nuove... Esattamente, siamo a posto. No, che diceva Petrolini? Questo non l'ho presente. È scarpe, non l'ho presente. Nuove, non l'ho presente per nulla. La vita fa una c'è una chitarra. C'è no. Un cuore cantatore. No. Com'era? No, non era così. Sì. Che è stata ripresa poi niente o po' di meno da. Questo lo so. Gigi Proietti. No, Gigi Proietti. Nino Manfredi. Sì. Nino Manfredi, brevissimo. Tutti e due. Sì, sì. Porca miseria, non riesco a ricordarmi. Con una chitarra. Per no. Fare la vita meno amara, mi sono comprato sta chitarra. E ci vuole ancora il cantatore. La voce è poco ma intonata. Non serve a fare una serenata. Solo fa maniera. Prima sera canto per cantare tanto per cantare perché mi è venuto lo dal cuore bugie che ne pa, pa. Racconta solo delle bugie. Allora veniamo a noi. Allora vi abbiamo deliziato con queste nostre reminiscenze. Oscenità. No, che sono molto importanti per dire le cose come stanno. Perché? Che succede? Allora, dobbiamo dire parecchie cose. La prima cosa che voglio dire... Dopo io ti incastro con questo, perché tu devi essere incastrato. Lo so, io lo so.
le nostre origini italiche da dove provengono. Ma questo dice, e dalla diffusione dell'incivilmente italiano all'Egitto, alla Fenicia, alla Grecia, a tutte le nazioni asiatiche poste sul mare. Lo sai, è dall'Italia che parte la civilizzazione mondiale. Lo sai chi erano i punici? Beh, vediamo se ci arrivi. No. E perché l'Italia ha fatto la lotta? Sì, l'Italia. Stato, Roma ha fatto la lotta a Cartagine alla morte. C'è stato perché? Fondato. Perché erano gli usurai i punici. Beh, certamente lo sappiamo. Non a caso un personaggio che era. No, allora, cari amici che ci vedete e poi continuate a dire che diciamo un sacco di cazzate, non guardateci, non ci serve il vostro plauso per fare le cose che facciamo. A chi non sta bene semplicemente andasse via e cercasse un altro posto dove andare a informarsi. Certo, c'era un personaggio che sembrava così, vai, che sembrava così, come dire, alla buona, e che era invece un personaggio che la sapeva lunga, ed era un noto giovane attore del cinema italiano, il quale, finita la sua performance cinematografica, che era sostanziata di film di grandissimo successo come Poveri ma belli, era Maurizio Arena, esatto, si era messo a fare il vate e il prano terapeuta. Tra l'altro aveva anche avuto una relazione con l'ultima figlia del cosiddetto padre, Umberto di Savoia, e tra l'altro abitava anche qui vicino dove abito io adesso. Lui, mi ricordo, in una trasmissione in cui veniva interrogato così in carattere generico eccetera eccetera, e disse una frase che mi colpì profondamente, perché disse: ma quelli sono i cartaginesi. Quindi lui, da buon romano, da buon romanaccio diciamo, conosceva perfettamente chi erano i cartaginesi. Lo dico per ovviamente confortare quello che hai detto tu prima, perché qui noi abbiamo da parlare di questi personaggi. Questo è un articolo molto interessante, dove vediamo un personaggio che i grilli, questo, come le cicale, cantano una stagione sola. Luigi Di Maio affacciato al balcone di Palazzo Ghigi, capito? Sono andati, hanno fatto la rivoluzione, e Luigi Di Maio affacciato al terrazzo di Palazzo Venezia, paragonabile a Palazzo Venezia, sì, esattamente, Palazzo Ghigi, dove dichiara l'abolizione della povertà, niente meno. Come concetto, proprio. Certo, manco fosse il figlio del buon Gesù. Eccolo qui, noi ci troviamo di fronte a queste importantissime manifestazioni. Importantissime, allora, demenziali. No, vabbè, sono demenziali quanto importanti. È importante sottolineare quanto oggi la manipolazione... Oh, io ho letto qua, vabbè, chiudi, dai, finisci. No, quanto la manipolazione sia importante. Lo sai chi era questo? Cazzo, lo so, voi che poi diciamoglielo allora. Allora, diglielo tu. No, dai. Diglielo te. No, io so poco, tu sai di più. No, non lo dico. Allora, io di forte braccio so molto, molto di più. Lo so, perché lo sai, ecco perché te l'ho detto. Al momento non glielo diciamo. Vabbè, Alla fine glielo dobbiamo dire un'altra volta. No, glielo dobbiamo dire. No, diglielo tu. No. Allora, eccolo qua. Allora, vai. Non lo dico, no, ne so pochissimo, so solo il nome. No. La storia è molto lunga. La devi dire, perché è importante. Forte braccio.
il pulpito è importante. Sì, lo so. Il discorso del pulpito è importante, ma il pulpito è altrettanto importante. Forte Braccia è stato importante, un personaggio estremamente interessante, perché anomalo nei confronti del scontro in atto, pseudo scontro in atto all'epoca. Allora vorrei dire ai nostri amici, non so se tu l'hai visto quello che ti ho mandato, l'ultimo messaggio che ci ha mandato Napo Libera, l'hai visto? No, no. No, a me non me li manda più, me li manda. Ma te lo mando io! Ma non l'ho visto il tuo. A me direttamente non li manda più, non so. Quello che ha mandato Napo Libera, guarda, è qualcosa di eccezionale, anche perché in questo messaggio, e qualcuno dei nostri amici lo chiede, io glielo mando, disvela tutti i retroscena della politica italiana relativamente ai rapporti tra lo Stato e la mafia, laddove ci fa vedere anche uno strano comportamento del generale Dalla Chiesa, che lui definisce in maniera molto chiara come alto esponente della massoneria. E d'altronde è molto strano, sarebbe molto strano che un personaggio che è arrivato ai massimi vertici dei carabinieri non sia un massone. E ricordiamoci che anche il fratello è arrivato ai massimi vertici del potere bancario, perché non se ne parla mai. Quando si parla dell'omicidio di Dalla Chiesa si ignora tutto il restante, laddove invece è molto importante conoscere queste cose. Allora, questo personaggio qui, Forte Braccio da Montone, posso dire chi era Forte Braccio da Montone? Dillo. Era uno dei cavalieri di Ventura, dei capitani di Ventura del 1350 circa, certo, che ha sbaragliato eserciti francesi, spagnoli, austriaci e quant'altro nel corso di una trentina d'anni di attività, di una grande attività bellica, che vale come denominazione, come Colleoni, perché Colleoni, Forte Braccio vuol dire che avevi il forte braccio, e l'altro Colleoni che cioè c'era, avevi i coglioni, a parte che avesse più di tre coglioni, esatto, o forse anche quattro o anche dieci, qualcuno ha detto. Esatto, ma poi lo dicevano, chi se ne frega, l'importante è che lo dimostrare certo, nei fatti. Allora, vai, prosegui. Nelle pugna, non nelle pugnette. Nelle pugna. Non nelle pugnette, nelle pugna. Esattamente, esatto, è quello che noi vogliamo sostenere. No, l'importanza della differenza. Ho detto tutto, vai a... No, l'importanza della differenza tra le pugna e le pugnette, cosa che i nostri amici... I nostri amici 5 Stalle ignorano completamente. Confondono. Esattamente. Posto che siano capaci ed abbiano l'articolazione del braccio. Allora, usciamo un momento dal contingente perché è interessante. È un articolo che è stato pubblicato molto tempo fa, però serve per capire chi era Forte Braccio. È comparsa ieri sul Corriere della Sera la quarta puntata intitolata Radiografia degli schieramenti in vista delle elezioni regionali. Contestualizza, parli delle elezioni del... Ma c'era ancora Tanassi, c'è scritto... 1980? Direi. Dedicata questa volta al Partito Socialdemocratico. Io vi voglio leggere questo articolo che ho sottolineato qui per farvi capire che oggi ci sono i 5 Stelle, ma allora c'era il Partito Socialdemocratico. Psiun, non si sa bene quante sigle ci hanno avuto in quegli anni. Esattamente. E la cosa interessante è che poi il Partito Socialdemocratico, al momento in cui doveva pagare un certo scotto, che era la chiave di volta dei vari governi che si sono alternati all'epoca, veniva accusato, perché quel 2-3-4% che ci avevano servivano per creare la maggioranza. Esattamente, faceva parte del governo, però e c'aveva sempre uno o due ministeri, certo, con il 2-3-4%.
Poi alla fine cosa succedeva? Che se devono se dovevano accusare qualcuno, erano loro. Capro espiatorio. Esatto. Il caso particolare di, come si chiamava lì? Degli aerei. Dei Lockheed. E poi alla fine hanno carcerato Tanassi, te lo ricordo. E il fatto di mettere Leone. I soldi, come si chiamava? Antelope Cobbler. Hanno detto che era Leone, però in galera, c'è in galera, per modo agli di dire. Agli arresti domiciliari, ovviamente. Dedicata questa volta al Partito Socialista Democratico di Tanassi. Essa si compone di due scritti, una di Piercarlo Masini, in cui si cerca di spiegare perché occorre votare per il Partito Socialdemocratico, e l'altro di Arrigo Benedetti, ricordatevi questo nome perché è stato un grande giornalista dell'area di centrosinistra, che sostiene il contrario. E siccome con Benedetti, come quasi sempre del resto, siamo perfettamente d'accordo, ci occuperemo soltanto del primo articolo, quello in cui si consiglia il voto ai socialdemocratici, e più precisamente del punto in cui è detto che il partito della socialdemocrazia italiana pone ai giovani una serie di quesiti: qual è la sua tradizione, qual è il suo ruolo oggi, qual è il suo avvenire. Allora, precisiamo bene che la socialdemocrazia non nasce ieri, la socialdemocrazia nasce col socialismo, ma il Partito Socialdemocratico è stato creato con uno scopo ben diverso. Un conto è la socialdemocrazia come teoria, concetto, e come concetto, e un conto è il Partito Socialdemocratico. Allora, il Partito Socialdemocratico è nato dalla scissione del PSI, e oggi, mi pare nel 64. No, prima ancora, la scissione di Palazzo Barberini, sì. Patrocinata da Saracat con i soldi degli americani. Allora, vedete che tutte le cose coincidono. No, tutto è una sequela, è un filo di Arianna che percorre tutti gli avvenimenti nel corso degli anni, dei decenni. Perfetto. Così come appunto la costruzione dei 5 Stelle, per il quale, parlando ieri con l'amico Antonio... Ricordiamoci che il caro Beppe Grillo era un fondamentalista del PSI. È naturale. Cioè, non contro il PSI. Cosa per cui fu cacciato dalla Rai proprio quando faceva la trasmissione della Do Io l'America, della Do Io, esatto, il Brasile, io me lo ricordo, eccetera, perfettamente, che riscuoteva un sacco di successo solo andando a sputtanare le disgrazie di quei paesi lì, che con le problematiche che ci avevano, esattamente, ed era un delinquente allora, un delinquente concettuale, intellettuale, come oggi è diventato un criminale a tutti gli effetti, politico, un criminale politico. E quindi? Ieri, parlando con due amici, anzi con tre amici che eravamo tutti assieme. Quindi lui è stato messo lì per distruggere il PSI in quelle trasmissioni. Esattamente. E ci è riuscito, perché il PSI è sparito prima di Mani Pulite, è sparito fra il 78 e l'82-83. Esattamente. Dopodiché non c'è stato più. L'operazione è molto chiara. E infatti Craxi, che era socialista, ha dovuto poi dimettersi nel corso degli anni a seguito di questi attacchi concentrici, uno dopo l'altro. Esattamente. Questi sono personaggi che d'altronde sono attori, ricordiamoci, non sono politici. È un guitto a tutti gli effetti. E li facciamo vedere di nuovo, perché qui l'attacco è molto bravo. Ma fai vedere la foto, che è troppo rappresentativo. Il guitto. Ecco, lui è un guitto a tutti gli effetti, puro, come era nelle corti medievali. Eccolo qua. L'attacco... Fallo vedere anche davanti. E qui lo vediamo. Il salto del grillo, eccolo qui. L'operazione. Ieri pomeriggio, stavo parlando con alcuni amici, di cui vi dico soltanto i nomi: Alessandro,
Antonio e Maurizio, dove poi Antonio mi ha sollecitato un particolare interesse, mi ha detto: ma il Movimento 5 Stelle mi ricorda in maniera molto consistente il multilevel. E questo mi ha aperto uno spiraglio, mi ha acceso una lampadina. Il 5 Stelle è stato creato da una struttura abituata a creare organizzazioni multilevel. Non a caso viene dalla WebEgg. La WebEgg era una struttura multimediale, ma creata a stadi superiorità di accesso massonico all'informazione. Certamente. Cioè tu passi di grado e ti si apre uno scenario ancora più evoluto, e finché certamente. Poi a un certo punto, se progredisci, vai alla conoscenza totale; se rimani alla base, rimani nella ignoranza più totale. E certamente. Allora, incominciate, cari amici, a ragionare in questi termini. Se il cosiddetto Movimento 5 Stelle è in realtà un multilevel, perché che cos'è il multilevel? Lo dobbiamo spiegare. Il sottoscritto, qualche decennio fa... Sono stato io a introdurre in Italia, insieme a altri amici, il multilevel, nel 1971. Capito? Quant'è nel 71, 81, 91, 2001, 2011, 48 anni fa. Allora, il sottoscritto, che era sempre interessato, che è sempre stato interessato anche oggi... E io ne chiedo venia a tutti, sì, perché se l'avessi saputo che creava uno sconquasso, sì, vabbè, ma il multilevel, non l'avrei mai fatto. Sì, ma il multilevel italiano è una cosa, quello all'estero è un'altra. Quello all'estero è una cosa seria, quello in Italia è gestito da mentalità mafiose. Allora, io che ero interessato alla comprensione dei fenomeni di comunicazione e di reclutamento, di buon grado accettavo gli inviti a queste manifestazioni di presentazione di nuovi prodotti. Ma abbiamo fatto un percorso analogo in settori diversi, ma sì, il processo del marketing multilevel era quello. Allora, dove mi trovavo io? Mi trovavo, ti ricordi quando vedemmo anche, andammo dal multilevel dove per la prima volta conoscemmo Diego Fusaro? No, non me lo ricordo. Sì, al Teatro Tenda. Sì, sì, non era, siamo non era un caso. Io conoscevo quello che creava il multilevel. Conoscevo l'amante pure del multilevel. Te la ricordi? No, non me la ricordo quella. Aspetta, come si chiamava quella ragazza? Era Moldava. Era Moldava. Non me la ricordo. Era la mia inquilina. Era l'amante di chi? Dell'organizzatore di quella manifestazione di quell'evento là, certo. Non me lo ricordavo. Allora, è importante perché sono notizie che i nostri amici devono conoscere. Quando io andavo in queste manifestazioni, che erano organizzate in grandi alberghi con delle grandissime hall, con delle scene luculiane, con gli spettacoli dentro pure. Oltretutto c'era di tutto. Vedevo una popolazione che oggi, facendo mente locale, corrisponde esattamente alla popolazione grillina, dei 5 Stelle. Grillina. Esattamente. La base grillina. Esattamente. Dei affascinati dallo splendore, dalla ma anche ricchezza, dalla possibilità di fare della guerra, ricchezza, certo, della di fare soldi adombrata, della ricchezza, esatto, diciamo, fatta il mito, assaporare, che oltretutto era il mito americano, ricordiamocelo. No, bene. Allora vi devo raccontare questo. La prima volta che io ho aderito a questo multilevel è stato, che poi dopo è diventato anche mio per una serie di circostanze, che allora io ero appena diplomato, ero nell'anno sabbatico, no? Mi stavo riprendendo dalle fatiche. Insomma, fatto sta
che era, avevamo appena fatto gli esami di Stato. Ero un giorno al bar, ogni tanto qualcuno leggeva gli annunci di offerte di lavoro per vedere tanto, per riflettere su che cosa fare, quale carriera intraprendere, eccetera. Insomma, fatto sta che a un certo punto arriva un amico e dice: guarda qua che c'è un incontro a cui interviene anche Jim Reed, ancora me lo ricordo. Jim Reed era campione mondiale di motociclismo, mi pare 3 o 4 volte, un po' come Agostini. No, Agostini era già... Agostini è stato molto di più. Molto di più, sì. Però lui in quel momento lì era quello che aveva vinto i campionati mondiali ed era in auge, no? E quindi, dai, andiamo a vedere questa presentazione che c'è lui che partecipa, così lo conosciamo, ci facciamo fare l'autografo. Cioè, abbiamo avuto 19-20 anni. Insomma, andiamo a questo incontro che era in un albergo sulla via Cristoforo Colombo, dove c'è Habitat, il centro Habitat. Sì. Lì c'è un albergo grandissimo, non mi ricordo mai come si chiama. Insomma, fatto sta, c'ha un teatro che ci andranno almeno 1500 persone. Ah sì, come niente forse. Sì, come... E si riempivano. E come no, io andai lì insieme agli altri amici quella sera, e lì su questo palco proiettavano e facevano vedere i viaggi premio alle Hawaii con l'aereo, tutti che salutavano. La ricchezza smodata, insomma, fatto. E allora, e poi c'erano il sogno, il mito della ricchezza dell'arrivismo, facile. Sì, dell'arrivismo. E lì c'era, fra l'altro, fra i presentatori, vedo un mio compagno di classe che se n'era andato inspiegabilmente ad aprile, quando mancava un mese e mezzo per fare gli esami di Stato. Quindi era strana, cioè uno al quinto anno che lascia un mese prima della fine della scuola, allucinante. Io pensavo, come tutti, che ci fosse stata una cosa seria, grave, certo, che ne so, una morte in famiglia, certo, una cosa così. So, e invece stava lì a presentare il suo voto. Questo tizio si chiamava Tony Pucci, che non ho più rivisto, però so che si è fatto 6 mesi di galera. Ah, pure. Per questo fatto qua. Certo. Perché allora in Italia vigeva la legge, che tutta una serie di cose, di contratti collettivi di lavoro, per cui il multilevel non era legale. È stato reso legale una 20ina d'anni fa, più o meno, ecco. Per poter far lanciare, certo, per il 5 Stelle. Anche, probabilmente anche. Insomma, niente, questo alla fine dello spettacolo, volevo aspettare, ero curioso di sapere che cazzo gli era successo. Questo mi viene e dice: Orazio, ciao, come stai? Bribibri. E insomma, fatto sta che scopro, insomma, che questo in 3 mesi che era andato via, 4 che era andato via, aveva fatto carriera, era diventato numero 2 in Italia di questo, che era un prodotto che si chiamava Golden Products, la società si chiamava Golden Products, era americana, e noi dipendevamo dalla sede spagnola, perché ancora la rete distributiva non era stata creata. E questa Golden Products praticamente faceva tutto quello che era chimico, tutto, dall'olio per i motori al detersivo per sbiancare i piatti, i vestiti, per lavare i pavimenti, per l'olio del motore, che poi a secondo di come lo diluivi, e per lavare i denti, a secondo di come lo diluivi, era utilizzabile per un processo, una funzione o l'altra. Mi pare giusto. E allora lì si vendeva soprattutto per pulirsi il buccio del culo. lì offrivano i pacchetti, praticamente questi pacchetti che partivano da 25.000 lire, poi erano di 5 in N5, in fattore 5, e quindi per esempio 25, poi 125, poi 625 e così via per 5 nel tempo. Insomma, a seconda di come compravi, poi pagavi prima con uno sconto del 10%, poi uno sconto del 20%, poi del 30%, del 40%, del 50%, finché alla fine te lo regalavano quasi, e poi tu a tua volta acquisivi un livello del multilevel, e poi sotto di te potevi creare, insomma, tutta una cosa lunga che non è il caso di spiegare qui, però voglio dire, quindi all'epoca poi questo mio ex compagno di scuola mi cooptò e diveni il numero 3 praticamente di questa società. Nel giro di 6 mesi abbiamo guadagnato una stratosfera dei soldi. Penso un po'. Sì, perché era allettante. Insomma, poi quando mi sono reso conto di quello che stavamo facendo, ho capito che non era il caso di seguitare. E poi, diciamo, ho smesso per qualche tempo, ma poi l'ho ricreata con quell'altra organizzazione che ti avevo raccontato. Sì. Vabbè, questo insomma per dire che il multilevel all'epoca era illegale, perché non era...
diciamo, una funzione diciamo, fossilizzata e descritta negli accordi sindacali. E quindi vai avanti. Allora, è importante sottolineare questo aspetto, laddove lui ce l'ha messa la sua e io dico la mia. Cioè, la popolazione è la stessa, perché mi pare anche... Erano tutti allettati. Tu facevi una presentazione, anche noi quando facevamo le presentazioni negli alberghi, venivano 2, 3, 4, 500 persone, sì. Quando oggi vengono 20 e 30, se va bene. Esattamente, no? Perché hanno capito l'antifa. No, perché quelli ancora se fanno adesso... Guarda, coso, Maurizio Sarlo, riempie i teatri tendenti di 3, 4, 5 mila persone, sì. Sempre allettandoli con la possibilità di guadagnare 1000 euro a testa al mese, senza fare un cazzo. Allora, questa è una grossa similitudine, io lo voglio dire ai nostri amici, perché, come dicevo, la platea è la stessa, le persone... No, l'animo umano è lo stesso. Beh, vabbè, in questo caso si tratta di una platea, perché quelli che vanno lì non sono quelli che non ci credono, perché quelli che non ci credono sono quelli che hanno detto, abbiamo capito. Certo. Allora, siccome il sistema è questo... Bisogna risalire ulteriormente all'organizzazione. Qual è l'organizzazione? Perché oggi noi abbiamo un partito come 5 Stelle che è sistematicamente contro... Un partito, se fosse veramente di origine popolare... Spontanea. Non avrebbe come coordinatore un tale che... Non solo è il padrone del sistema, non si capisce come, perché è figlio del promotore. Cioè, praticamente abbiamo una dinastia. Abbiamo un'eredità diretta per filiazione. Ma non siamo nel Medioevo e non siamo nemmeno nel Rinascimento. Lo vogliamo capire o no? Questo personaggio qui è una copertura. È un front office man. Capito? È la stessa cosa del Partito Socialdemocratico. Quando, cari amici, capirete questi concetti, capirete fondamentalmente che la rivoluzione italiana non passa attraverso queste forme, ma passa attraverso una rivoluzione di popolo che noi stiamo aspettando da circa un secolo. Da circa un secolo. Capito? Perché questa è la vera rivoluzione. Vogliamo parlare del taglio dei 343. Sì, adesso parliamo di quello. Ritorno a questo discorso fondamentale. Questi sono i testi che per noi fanno testo. Questo è un libro. Fanno base, fanno fondamenta. Di 354 pagine. Laddove si dimostra una tesi che è esattamente il contrario di tutto quello che fino ad oggi è stato detto. Io non dico che questo sia vero. Verbo assoluto. Però dico che questo creerebbe è quello che a noi interessa. E siccome nella storia tutto parrebbe essere relativo, beh, dipende dalle scelte, noi siamo per questa scelta. Ed è, non solo una scelta, ma dalla convenzione. Va bene. Comunemente allora, condivisa. Vi leggo. L'autore sostiene, con fondamento di molte fonti bibliografiche tradizionali, che l'incivilimento non si propagò da Oriente a Occidente, come finora si credette, ma ben piuttosto dall'Occidente ad Oriente, ad opera degli italici. Cioè, egli dice, la terra Italia arcaica fu culla della formazione delle civiltà più antiche diffusesi nel Mediterraneo. Con il perdersi della storia della memoria mitica si perdette anche la distinta memoria della origine comune di diverse civiltà mediterranee, le quali, pur conservando un richiamo alla antica madre, in gran parte si svilupparono separatamente da essa. Questa tesi importante permette di dare ragione
di numerosi fatti, ad esempio l'improvvisa comparsa in diversi luoghi di civiltà organizzate e articolate in modo complesso, i numerosi ritorni in Italia, l'origine degli Etruschi. Su quella cosa tu potresti dire quello che vuoi. Sì, beh, per esempio che l'Accademia, l'ufficialità, dice, basandosi su scritti di storici greci prevalentemente e di romani, che comunque scrivevano attorno al 400-300 avanti Cristo o anche più vicino a noi, che concordavano con le varie migrazioni a più ondate che provenivano dalla Lidia, la Lidia, non la Libia, la Lidia, cioè praticamente dalla Siria più o meno, ecco, per dare un'idea. Questi collegamenti tra l'Italia e la Siria sono stati sempre costanti. Dopo ne parliamo, dopo ne parliamo. Parliamo del Settimio Severo e della famiglia dei Settimi e dei primi 200 papi, esattamente, più o meno. No, scusa, 200, 20-30 papi. Esattamente. A cominciare da San Paolo, che con tutto che sia un'invenzione. Anche. Che dicono di Tarso, sì, però il personaggio viene scopiazzato da un'altra persona di cui ho parlato a lungo, che è stato veramente una persona che è esistito realmente e che viene detto più di una volta, viene definito come il Cristo dei pagani. Ma proseguiamo. Allora, per tornare al discorso degli Etruschi, gli Etruschi avevano una tecnologia, una conoscenza tecnica, ingegneristica, per quello che riguarda l'edilizia e per quello che riguarda la reggimentazione delle acque, che all'epoca era superiore a qualunque altra civiltà in giro per il Mediterraneo, anche gli Egizi e quant'altri. E la cosa importante da tenere conto in tutta questa storia è che la diffusione della cultura e anche della società, della tradizione etrusca, non è solo, è maggiormente, diciamo, diffusa nell'Italia centrale, Toscana, Alto Lazio, Umbria in parte, diciamo, Campania anche a sud, ecco, in alcune posizioni, in alcuni posti. Ma non si spiegherebbe come mai ci sono degli altri centri, come per esempio a Bologna, attorno a Bologna, e Ravenna, non la metti? E Ravenna, certamente, di origine chiaramente etrusca, e anche verso il lago di Ledro e verso il Trentino Alto Adige. Quindi la cosa molto strana, insomma, che è diffusa anche in altri luoghi. Infatti c'è una teoria abbastanza recente che vede anche delle migrazioni che provengono dall'estremo oriente attraverso il mare Nero e poi il Danubio, il delta del Danubio e le porte di ferro risalendo il corso del Danubio, quindi, e poi la ridiscesa da Tarvisio verso il sud. Quindi il fatto che ci sia questa diciamo univocità di visione da parte del mondo accademico delle migrazioni etrusche è un po', diciamo, riduttivo, perché c'è questa cosa che invece è molto importante, che fra l'altro accomuna, appunto, come diceva Giorgio, la cultura etrusca e la lingua etrusca, che finalmente si è riuscita quasi a tradurre completamente, e quindi avere il guaio che non ci sono testi di un certo spessore, di una certa lunghezza, per capire poi anche intellettualmente come ragionavano gli etruschi. Noi andiamo avanti a forza di epitaffi, a forza di lapidi. Non è poco. Sì, certo, ma quindi, insomma, questo per dire. L'altra cosa importante è che, appunto, la cultura etrusca, diciamo, ci sono rimasugli o contaminazioni di cultura etrusca, per esempio, appunto, lungo la valle del Danubio e addirittura nel delta del Danubio. E sembrerebbe anche in alcuni posti particolari, anche in India, dove hanno riscontrato dei fonemi analoghi. Ecco, questo è una fase ancora, diciamo, embrionale, quindi
non si può assolutamente prendere posizione, però certamente per quello che riguarda la possibilità che siano venuti anche con migrazioni attraverso il Danubio, questo è abbastanza fondato. Quindi il fatto che la storia va interpretata, va chiarita una cosa importante da questo punto di vista. Non è detto che una civiltà sia e debba essere per forza dipendente da una migrazione. Io posso fare quello che cazzo mi pare, ma per quale ragione io mi devo inventare delle migrazioni o partire dal fatto che ci siano state delle migrazioni semplicemente per dire che siccome ci sono state le migrazioni una certa civiltà stanziale di una certa area deve essere comunque dipendente da quelle di non significa allora, nulla. Le migrazioni sono sempre state, ma ci sono state per motivi geologici, per motivi climatici, atmosferici. Non ci scordiamo mai che, come abbiamo detto in altre occasioni, il clima è variabile come concetto, come per sua natura intrinseca. Quindi il fatto che aumenta una piovosità e raddoppi nell'arco di un 300-400 anni e magari anche solo 100 anni, ma anche 50 anni o 50 anni, meglio ancora, questo determina delle scelte diciamo di residenziali, no? In cui abitare, perché c'è la possibilità in quell'ambito di essere diciamo sufficientemente autosufficienti per quello che riguarda l'alimentazione, preeminentemente. Quindi se prima in quel posto c'era del terreno arabile e coltivabile e poi il terreno si impaluda perché piove notte e giorno tutti i giorni 365 giorni l'anno, io devo andare da qualche altra parte, no, non posso restare lì. Quindi le migrazioni ci sono state e ci saranno sempre, anche le ultime che arrivano, queste invasioni di questi immigrati clandestini sono dettate, controllate dai preti quanto vuoi, per carità, che però hanno una loro logica in qualche modo, perché lì dove c'era spazio e capacità di sopravvivenza alimentare per 3 milioni di persone, oggi hanno figliato a tutto sfiano per una cattiva educazione derivante da quella ideologia. Per l'arrivo di aiuti economici, finanziari, per quella loro ideologia arabo rabbinica chiamala araba in generale, ecco, senza, che pone diciamo l'assistenza all'anziano tutta in funzione della discendenza che si prende cura del vecchio. È chiaro che se hanno pompato questa nuova generazione che altrimenti non sarebbe sopravvissuta, e sarebbero sopravvissuti quei 3 milioni, 4 milioni che era lo standard millenario di quei posti, queste migrazioni non ci sarebbero state. È chiaro, dal punto di vista di questi poveri disgraziati, sempre con molte apostrofi. Sì, molte. Questi poveri disgraziati, io al posto loro, giustamente, cercherei di emigrare da qualche parte, se lì non c'ho possibilità di mangiare. Soprattutto se ti garantiscono che altrove c'è la possibilità di vivere senza manco lavorare. Quindi a spese dei popoli accoglienti. Certo, dell'accoglienza, popoli dell'accoglienza. Quindi ecco, la storia va sempre interpretata in maniera molto, diciamo, come si dice? Molto eretica, in maniera molto eretica, perché la storia è scritta da individui che hanno le loro passioni, le loro pulsioni, le loro ideologie, che hanno anche degli i loro concetti, i loro interessi, certe cose, eccetera. E quindi bisogna sempre analizzare qualunque evento, sia di cronaca, sia di storia recente o di geopolitica o quant'altro, va sempre rianalizzata con le proprie idee, con i propri principi, con il proprio punto di vista, e farsi un'idea molto più concreta in base alle proprie conoscenze e alla propria cultura. Ecco perché bisogna sviluppare la cultura di base. Certo. Oggi c'era una trasmissione, tu lo sai che vedo sempre Foro, c'era un testa di cazzo di ragazzino che da quando aveva 8 anni sta 15 ore al giorno davanti ai videogiochi e dice: io voglio diventare campione così vinco e guadagno un sacco di soldi. Quello
sta 15 ore inebetito davanti al videogioco. Quello è malato, va curato. Quella gente lì va curata, va trattata in maniera psicoanalitica, adeguata. Adeguata, certamente. Ma i genitori non intervengono. Il giudice ha obbligato il genitore semplicemente a farlo vedere una volta ogni tanto dagli assistenti sociali. Ah, ti immagini. Cioè, questa è la situazione attuale. Esattamente. È importante sottolineare questo aspetto. Il ruolo fondamentale dei giudici in questa funzione di lavaggio del cervello della popolazione. Perché non è, se il giudice avesse avuto una cultura adeguata in termini popolari di tutela del popolo, avrebbe interdetto subito l'operazione dicendo: tu non puoi, ti viene più di tre ore al giorno, sì, basta, sì. Vuoi vincere, cazzi tuoi, io non posso interferire, no, sulla tua salute. Ma tu immagina che cittadino verrà fuori quello, esatto. Cioè un rincoglionito totale che non, esatto, sa un cazzo di niente, ha fatto la terza media e poi non ha più studiato. Esatto, penso che no. E con molta difficoltà. Sì. Degno di essere eletto nelle in liste Parlamento. Sì, di quali liste? Dai grillini. Dei grillini. Allora, qui bisogna fare... Andiamo ai 343 esattamente esclusi dal Parlamento. Allora, esclusi, non esclusi. Che verranno alla esclusi proposta, sì, di ridurre, non è il proposta, numero. È legge, non è una proposta, vabbè, è una legge. Vabbè, è una proposta, lo studio. Non è uno studio, è una legge. L'analisi va fatta sulla proposta, non sulla legge. Allora, che sia una legge è una cosa, che sia una proposta concettuale è un'altra. Ah, certo. Noi dobbiamo giudicare quell'aspetto. Certo. Vabbè. Allora, premesso che con tutti i guai che abbiamo noi in Italia e tutte le problematiche di ordine sociale, come questa testa di cazzo di ragazzino che è il rappresentante di una casta, di una classe, generazionale, di rincoglioniti, certo, dal sistema. Allora, io pure lavoro in internet, io ci ho lavorato in internet 18 anni, io c'avevo una mia bella mio bello, come si dice, entrata fissa, sì, per il mio lavoro, e più c'avevo una buonissima percentuale sui contratti che riuscivo a chiudere, ma io lavoravo, era un lavoro nel settore delle telecomunicazioni in cui vendevo tutti i vari servizi di vario genere che oggi sono alla portata di tutti. Io una volta, 10 anni fa, li andavo a vendere, anche 15 anni fa, anche 20 anni fa, li andavo a vendere alle aziende, alle multinazionali, perché queste cose, come tutte le cose, certo, partono dai grandi clienti che, certo, hanno la priorità sulle innovazioni tecnologiche e quant'altro, e poi gradualmente diventano più disponibili, diventano accettabili. Certo. Una connessione internet, quando le vendevo io, una CDN o una CDA, veniva a costare, praticamente andava steso un cavo vero, un cavo telefonico vero, e messo un modem in una centrale periferica, e poi portato il cavo a singolo cliente. Certo. Non uno qualunque, e poi vai, certo, sulla chiostrina oggi ti attacchi. No, andava fatto 1 km, 2 km, 10 km di linea telefonica appositamente per quel cliente, e costava decine di milioni, certo, preventivi da 50, 80, 100, 200 milioni, e i clienti erano contenti di spendere quei soldi lì, perché all'epoca entrare in internet 20 anni fa era una cosa che ti dava un vantaggio, certo, enorme rispetto al concorrente. Ma oggi siamo arrivati a questa degradazione qua, cioè uno che dice io vincerò, cioè allucinante, io vincerò il campionato mondiale di giochi, ma tu si sta preparando per farlo, sì, solo che è condizionato psichicamente per poterlo fare, è chiaro? Certo. È biunivoca sempre la questione, cioè scemo col botto, è come lui, centinaia di migliaia di ragazzi ancora, ogni giorno. Ma ci sono quelli che in Giappone non escono mai di casa, sono inchiodati. Ma infatti questo ragazzino ci avrà avuto 16 anni, già pesava più di 100 kg, sicuramente, era un botolo, aveva
c'aveva adesso i rotoli dell'amore, guarda, certo. I manigli dell'amore, vedi come ce l'ho io, ecco, sì. Così, no? Lui ce l'aveva già così. Ah. Era a 16 anni, immagina poi a 30 sì. anni, a 40 anni, no? Oddio, che volevo dire? Stavo dicendo una cosa. No, stavi parlando. Ah, parlavamo dei 343 parlamentari. Sì. Allora, lì, quello che volevo dire io è che qui c'è, ci sono altro che 10 piaghe d'Egitto, ci sono le 1000 piaghe d'Italia. Cioè, e prima di arrivare a crearsi un fuoco fatuo, un fuoco di paglia facendo la pubblicità su quanto siamo bravi, abbiamo ridotto le spese del Parlamento. Allora, le spese del Parlamento, a mia conoscenza, sono circa 4 miliardi l'anno, che è una spesa notevolissima. Che non riguarda il numero dei deputati. No, riguarda altre cose che stanno dietro, il backstage, cioè tutto il funzionamento dei vari ministeri, delle varie strutture dello Stato, a cominciare dal Parlamento, dal Quirinale e quant'altro. Allora, ci abbiamo, l'abbiamo denunciato nel 2011, 8 anni fa, stiamo aspettando le controquerele, noi abbiamo dichiarato che il più grande evasore in Italia sono le banche commerciali, che evadono, ascoltate bene, dai 700 ai 1000 miliardi di euro l'anno. Allora, se davvero vogliono fare la lotta all'evasione e al riciclaggio del denaro, lo devono fare confiscando le banche. Non ce l'ho tanto, basta un decreto legge. Sì. Manco un decreto legge che dice confisco le banche e vediamo come stanno esattamente le cose, datemi i bilanci degli ultimi 10 anni e vi faccio un culo tanto. E non solo non vedo una lira, ma risarcite il danno personalmente voi presidenti delle camere di commercio. Dovete risarcire voi. Ecco, e così via. E invece ovviamente sono pagati da queste lobby, ti pare che Di Maio va a dire una cosa del genere. Ma che cazzo ne capisce Di Maio? Oltretutto. No, allora io, quindi il problema dei 343 è l'ultimo dei problemi in ordine di tempo, di pericolosità, di gravità, di rischio, di pericolo e di quant'altro inerente alla sopravvivenza della vivere civile in Italia. È l'ultimo. C'erano tutta una c'è il problema ambientale, c'è il problema del lavoro, c'è il problema dell'inquinamento vero, quello vero, che non è quello di Greta. C'è il problema della sottrazione dei diritti dalle compagnie internazionali, dalle multinazionali, a quella del glifosato, a quelle del vaccino, a quelle dell'anima del G5, l'anima dei mortacci loro, e loro che fanno questa cosa qua. Allora, la cosa da dire prima di tutti. La soluzione è semplicissima, l'abbiamo detto forse in qualche altra occasione. Se voi volete fare in un mondo moderno, in un mondo evoluto, come è il mondo occidentale in generale e in Italia anche, la prima cosa da fare è, per chi vuole fare un'attività, prendere una licenza. Vuoi fare il commerciante, vuoi condurre i frigoriferi industriali, vuoi commerciare i funghi, vuoi vendere la legna, vuoi fare l'insegnante, vuoi fare l'avvocato, vuoi fare il dentista, qualunque cazzo di lavoro vuoi fare, ti serve un diploma, una licenza, una laurea, una patente di guida, patente per fare il fuochista nei palazzi, per andare a accendere i riscaldamenti centralizzati, no, serve un titolo. Come cazzo è che per la cosa più importante che servirebbe in un mondo organizzato come siamo noi, che è il mondo del Parlamento, il mondo di quella e quelli che devono prendere decisioni più importanti, epocali, no, a quelli non serve nessuna licenza, basta che hanno fatto la quinta elementare, ma andate a fare in culo. Cioè, ma è mai possibile? Ma nessuno. Allora, che cosa succede? No, succede che abbiamo questi. Basta che siano eletti a prescindere dalla manipolazione psicologica nei confronti degli elettori. Non solo, ma basta pure che siano solo nominati. Certo. Arriva un testa di cazzo qualunque, io ti nomino, ti faccio senatore, o non ti faccio manco senatore perché tanto non me ne frega un cazzo, e ti chiamo a governare il paese. Esattamente.
questo non si può e non si deve fare, è qui il problema. Quindi io devo escludere non 345 posti, i posti vanno pure mantenuti, ma mettendoci delle persone che hanno il cervello, la cultura, le capacità, la progettualità, la fantasia per prevenire il problema. Quello è il parlamentare, quello è il politico. Quello è un politico quando ha la capacità di riuscire a prevedere il futuro, il rischio che sta per avvirarsi, io lo risolvo prima, come si faceva una volta, 1000 anni fa, 2000 anni fa, quando vedevi l'avversario che non conoscevi, avevi il palo trincerato il campo trincerato, cioè il campo trincerato, ti avvicini, buono, che cazzo sei? E poi in base a quello che eri, io difendevo tutta la collettività da chi eri, se volevo ti accoglievo, se no te ne andavi a fanculo, capito? Quindi il problema oggi è vedere la qualità dell'eletto. Ma io, guarda, qui abbiamo un esempio che non ho accennato vagamente un'altra volta, un esempio di un tizio che si chiama Francesco, non faccio il cognome, esatto. Che questo è diventato senatore o non so, allora veniva... Era diciamo, una volta si diceva ragazzetto di bottega, da me e da lui a imparare qualcosa, no? È venuto tantissime volte anche a casa mia, a casa tua, e faceva parte di un gruppo politico che avevamo creato. Allora, questo tizio qua a un certo punto è sparito dalla circolazione, l'abbiamo rivisto qualche mese fa, non so, 4, 5, 6 mesi fa, quando ci sono state le ultime elezioni, a marzo, mi pare a marzo, è diventato deputato o senatore. Ma adesso, con l'ultimo governo, qua, 10 giorni, 20 giorni fa, lo hanno messo a responsabile dei rapporti con la Camera dei Deputati. È lui che gestisce i rapporti fra i clienti e la Camera dei Deputati. Ma vi rendete conto? Questo non sa né leggere né scrivere. Non ha idea di quello che dice, di quello che fa, non ha capito un cazzo di niente, non ha mai lavorato un giorno in vita sua, e come lui ce ne sono decine e decine lì, e quelli non sono all'altezza di poter decidere il futuro e il destino di 60 milioni di italiani. È lì il problema, non il fatto che esistono 8.953 parlamentari. Il problema non è quello, il problema è che questi 953 parlamentari sono uno più coglione dell'altro, a cominciare dal Presidente del Consiglio. Non parliamo poi del Presidente della Repubblica. Ah, che sappiamo chi sia, sappiamo anche che il Presidente... Mi hanno già denunciato per vilipendio del Capo dello Stato. Ridenunciatemi, per cortesia. Allora, io in conclusione di questa lunga chiacchierata, perché vi ho fatto vedere questo libro, e qualcuno potrebbe pensare che questo qui è un personaggio, quello che ha scritto questo libro, sulle origini italiche della civiltà, sia un estemporaneo, ce ne stanno tanti, il Parlamento è pieno di gente grillina, ci può essere anche uno che dice cazzate. Volevo aggiungere un altro particolare, tu anche lo sai, anzi ne abbiamo parlato in più di qualche occasione, che l'epopea dell'Odissea c'è stato qualche studioso da una ventina d'anni a sta parte, anche attendibile, anche attendibili, che a proposito della precessione dell'asse terrestre, e noi sappiamo che 2400 anni fa è stato l'ultimo periodo ottimale del climatologico, è possibilissimo che l'Odissea si sia svolta nel Mar Baltico. Perché? Perché in quel momento lì il clima, nel parallelo del Mar Baltico, sicuramente era più caldo di adesso, magari di 3, 4, 5 gradi medi all'anno, e per cui ovviamente c'erano l'ambientazione adatta per far sviluppare quel tipo di società. Certo. E quindi magari invece nel mare Egeo era invece un clima tropicale, sì, per cui magari non adatto per quelle imprese là. Certo. Infatti, ad esempio, gli egiziani si vede che andavano in giro con i gonnellini, certo, e a torso nudo. Certo. Quindi, tutti andavano in giro a torso nudo. Ma vuol dire che in un certo periodo di quei 3000 anni della civiltà egizia c'è stato un periodo in cui era opportuno andare in giro solo col gonnellino. Esattamente. Perché altrimenti morivi di caldo. Esattamente. Quindi, infatti, molti dei faraoni erano negri.
Certo. Erano negri in Egitto, da Alessandria d'Egitto, non certo. Alessandria, scusa, a Memphis, piuttosto che a Swan, eccetera. Ecco. Quindi che vuol dire? Vuol dire che evidentemente in un certo determinato periodo lì nell'area egizia gravitavano genti negroidi e quindi che sono, imperatori, sono arrivate con particolari migrazioni, conquiste certo, che conosciamo, certo. Sono state quindi, storicizzate queste cose. Quindi, ecco, mi viene in mente che le sorgenti del Nilo sono sempre state ricercate, anche certo. Dai faraoni, e non sono mai riusciti a trovarle perché a un certo punto arrivavano in una determinata zona dove evidentemente era impossibile procedere. Esatto. E nel periodo attorno al 200 d.C. c'è stata una famosa, adesso non mi ricordo come chi cazzo la comandava, una famosa spedizione di una spedizione scientifica romana che sembra che sia arrivata anche oltre le cataratte. Quindi ha ampliato comunque i confini geografici sì. della conoscenza. Ma non è che fosse andata molto... No, oltre. Sono morti quasi tutti. Appunto, sì, ricordo questa cosa, ma non ricordo bene. Mi è tornato qualcuno soltanto. Sì, sì, sì. Erano 200-300 che partivano. Era il grande problema di Stanley, certo. Il quale, con la scusa di andare a ricercare... L'altro. Quell'altro... oddio, come si chiamava? Non Stevenson, ma un nome così. Sì, lungo. Wellington? No. Nemmeno Parkinson, va bene. Nella famosa frase, I suppose, no? Sì. Stanley era un giornalista che gli era venuto in mente di andare a ricercare dove era andato a finire questo predicatore, perché quello che poi lo trovò lì, no, era un predicatore protestante. E allora il problema è sempre lo stesso. Inglese, e lui era americano, sì, diciamo. Esatto. Stanley, per ragioni giornalistiche. Pickleton. No. Pickleton, comunque. No. Allora, possibile che non riesco a ricordarmi. Vabbè, comunque sia, le origini del Nilo sono sempre importanti. Peccato che poi ci sono arrivati gli italiani, ma nessuno ne ha mai detto qualcosa. Anzi, all'origine, esatto, bravissimo, all'origine del secondo conflitto mondiale c'è la preoccupazione... Prete dell'ordine dei? Dei Camboniani, bravo. Comboniani. Padre, no, era che poi fu nominato cardinale, vescovo e cardinale. Vabbè, cari amici, non si può sempre ricordare i nomi. No, tu ti riferivi invece a un altro, che lì non c'entrava niente. I miei concittadini sono stati due, Romolo Gessi e un altro, che è quello che fece Pellegrino Matteucci, che fece da solo la trasversata del deserto, del Sahara, e finì poi malamente perché anche Romolo Gessi finì male per colpa appunto dei digiuni e delle ristrettezze in cui fu costretto a vivere quando gli ordinarono di ritornare al Cairo. Ma questo qui... Vi voglio far vedere un testo perché è importante. Tu intrattieni gli amici. No, vabbè, io sto cercando una cosa qua. Ho capito. Vabbè, chiudo un attimo perché voglio fare questa ricerca.